Ma ciao a tutti! Oggi parleremo dei raccattapalle, un lavoro difficile, anche se molti dicono il contrario. Riuscire a prendere in tempo una palla senza che interferisca con la partita o dare la palla al momento giusto per non fermare troppo a lungo il gioco può anche sembrare una stupidata, ma pure in questo caso le scene divertentissime e a volte un pochino imbarazzanti sono all'ordine del giorno. Non ci credete? Rimanete fino alla fine del video e vedrete. Prima vi ricordo di passare dal canale di gaming ufficiale per altre top e gameplay e partiamo! Numero 1. Nel tennis le palle sono all'ordine del giorno. È davvero strana come frase. E il raccattapalle, oltre a non prenderne qualcuna in faccia, deve cercare di averne più possibile pronte per le situazioni di emergenza. E ovviamente ci vuole velocità, molta velocità nel prepararsi al momento giusto, come vedremo nei punti più avanti, ma in questo caso il ragazzo è stato fin troppo veloce, ma poco attento. Ed è finita così. La cosa più divertente è alla fine, quando il giocatore si è girato e lui ha fatto finta di niente. Numero 2. Quando diventi troppo famoso, oltre ad ottenere una certa quantità di soldi e fan che ti amano e ovviamente finire mille volte in top diverse nello stesso canale, ottieni anche una certa quantità di hater, cioè gente a cui non piaci. Specialmente per Ronaldo, che dopo il cambio di maglia ne ha ottenuti sempre di più. Però anche prima nel Real Madrid, oltre ai tifosi avversari, aveva pure un raccattapalle contro, credo. Durante la partita contro l'Atletico Madrid, molti anni fa, doveva eseguire una rimessa. Prima di farlo aveva chiesto al ragazzo in questione di passargli velocemente la palla, ma quest'ultimo lo ha fregato. Non so per quale motivo, perché non ho trovato granché sulla notizia, ma alla fine Cristiano si è solo fatto una risata, senza ricorrere a insulti o alle mani. Insomma, un gentiluomo. Numero 3. Ma non soltanto calcio e tennis, anche nel rugby abbiamo momenti a dir poco esileranti. Nigel Owens è un arbitro molto molto rispettato in quello sport, con un senso dell'umorismo molto aperto e raramente ha dato valutazioni scorrette. In una partita il raccattapalle lo aveva colpito in testa con la palla da rugby, che come saprete è un ovale appuntito, ma non ha mostrato dolore o rabbia. Ha ammonito con il cartellino giallo in modo scherzoso il ragazzo, e in effetti non lo aveva fatto apposta a buttargliela in testa. Questo Nigel lo aveva capito ed è andato avanti ad arbitrare senza problemi. Sembrerà una cosa da niente, ma vi assicuro che non sono tanti gli arbitri con un atteggiamento simile. Numero 4. Spesso i raccattapalle sono molto giovani, ragazzi che vogliono far parte del mondo del loro sport preferito in qualunque modo, che sia più vicino possibile ai loro giocatori preferiti. Quindi un po' di inesperienza ce l'hanno, e anche un po' di paura, come in questo caso. Sicuramente vedere la palla che arriva a quella velocità e allo stesso tempo la giocatrice che sembrava volerla beccare in pieno con la sua rincorsa hanno fatto salire la pressione alla ragazza, che completamente nel panico ha deciso di alzare le mani, tipo in discoteca, per riuscire a sfuggire all'evento catastrofico. Numero 5. Tornando sempre a parlare del tennis, andare nella mischia con i giocatori può rivelarsi fatale e divertente nello stesso momento, come in questo caso. Notare l'espressione quasi spaventata della ragazza per il piccolo scherzo che ha fatto il giocatore, che ovviamente non sarebbe mai caduto in questo modo così violento per una piccola spintarella. Stava solo scherzando, giusto per far ridere il pubblico e ovviamente alla fine non ha detto niente a nessuno, anzi si è fatto due risate anche negli spogliatoi. Numero 6. A volte essere un raccattapalle maschio è dura, specialmente nella pallavolo, dove le ragazze devono indossare i pantaloncini per forza per avere una buona agilità. Perciò un raccattapalle giovane e sicuramente in un periodo della sua vita dove ci sono molte scoperte, ha un attimino perso la concentrazione e si è messo ad osservare una giocatrice con sguardo intenso. Numero 7. Il raccattapalle ha due cose da fare alla fine, recuperare la palla e passarla subito dopo nel caso manchi, ma a volte qualcuno deve anche occuparsi della pulizia del campo, anche mentre è in corso la partita, come nel basket. Perché in qualunque momento ci può essere dello sporco che rischia di far cadere qualcuno e interrompere questa partita. E da quello che potete vedere ora è davvero pericoloso come lavoro. Fortunatamente alla fine è riuscito a filarsela senza problemi facendo uno scatto alla Bolt. Numero 8.
Come detto prima, molti giovani ragazzi e ragazze fanno i raccattapalle proprio per poter stare vicini ai loro giocatori preferiti, di qualunque sport sia. Specialmente nel calcio, anche solo stringere la mano al loro idolo è un sogno per tanti, come in questo caso. L'espressione finale del ragazzo mostra la sua incredibile felicità per aver forse dopo tanti anni avuto un contatto fisico estremo con Messi. Numero 9. Il baseball è uno sport davvero molto americano che prevede mazze e palle da stringere nel palmo della mano con guantoni enormi e raccattapalle che a volte fanno piccole figuracce forse dimenticandosi le regole. Come in questo caso. Non so molto di questo sport, ma sembra fosse una giocata valida, annullata dalla presa della ragazza che subito dopo l'ha rimessa giù in modo molto imbarazzante. Anche se troppo tardi, visto che tutte le televisioni statunitense ormai l'avevano ripresa. Ovviamente capita a volte di agire senza pensarci durante l'agitazione del momento, quindi nessuno le ha dato la colpa di niente. Era solo carino vedere il suo volto perplesso e la palla che veniva messa giù dopo essere stata recuperata, come se nessuno l'avesse notato. Numero 10. Anche i raccattapalle hanno vita dura e rischiano di non avere un figlio, credo, come in questo caso. La cosa più bella è il coraggio che ha dimostrato resistendo e cercando di rimanere nella tipica posa attenta per non scomodare nessuno. Ma i giocatori sono stati molto corretti e gentili e hanno voluto prima vedere, anzi sentire bene, in che stato era e poi tornare alla loro partita. Non penso qualcuno volesse proprio vedere che cos'era successo lì sotto. Numero 11. A volte un'esultanza un po' troppo euforica da parte dei giocatori può portare il raccattapalle a un piccolo infarto. Non ci credete? Guardate qua. Numero 12. E a volte anche loro hanno bisogno di un po' di riposo. Insomma, non possono stare in piedi e muoversi alla velocità della luce tutto il tempo. Così, eccone uno che è stato aiutato da un giocatore. Gli ha tenuto l'ombrello e intanto gli ha anche offerto una bella bevanda fresca. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto e nel caso lasciate un bel mi piace e iscrivetevi se siete nuovi. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.